Alla rotonda di Via Dalmazia è stata inaugurata la cabina elettrica con rinnovata veste della struttura, che ha trasformato l'impianto in un'opera d'arte di strada e un messaggio in materia di sicurezza sul lavoro. Al taglio del nastro i responsabili Elen della Toscana e dell'Umbria. Allora, per redistribuzione la sicurezza è all'interno del nostro DNA, proprio fa parte del nostro operato quotidiano. Quest'opera rappresenta proprio questo, è una realizzazione che nasce da lontano, parte dal progetto Stop for Safety, è un progetto all'interno del quale fermiamo per una giornata tutte le nostre risorse in campo per parlare solo di sicurezza. In questo caso sono state realizzate 12 cabine in tutta Italia, all'interno di ogni area regionale. Qui ci troviamo nell'area regionale Toscana Umbria, siamo a Pistoia. Perché è stata scelta Pistoia? Perché a Pistoia c'è il centro d'addestramento che ogni anno forma centinaia di personale Enel, distribuzione e imprese che lavorano nel settore. Quindi per noi la sicurezza è alla base di tutto ed è un valore che vogliamo rappresentare con questa opera artistica che ha ideato un nostro collega e che ha realizzato poi un artista. Questo disegno è stato scelto tra centinaia di disegni che sono stati sottoposti dai nostri colleghi da artisti, è stato scelto proprio perché raffigurava il DNA come facente parte della nostra cultura della sicurezza. Il progetto di Street Art è un progetto molto più ampio, in questo caso parliamo di sicurezza, ma è uno strumento che utilizziamo per rendere più accettabile all'interno del territorio le nostre infrastrutture. In questo caso si tratta di una cabina secondaria sulla quale è stato realizzato uno street art. La natura dell'opera appunto è un po' quello che la nostra azienda ci chiede, insomma, di sentire questa tematica della sicurezza come se fosse nostra, appunto nel nostro DNA.